Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video degli acquisti che ho fatto per la cura della casa. Fatemi sapere se è un video che può interessarvi. Ho iniziato a fare da un po' i finiti per quanto riguarda la cura della casa. Il primo video è andato benissimo, mi avete chiesto di farne altri, il secondo insomma, quindi lasciate anche dei commenti in modo che io possa capire cosa vi può interessare e cosa no, e anche per avere un po' uno scambio di idee, di opinioni, perché altrimenti mi dà l'idea di farmeli un po' per conto mio questi video. Comunque iniziamo. Probabilmente vi aggiungerò poi una clip a questo video qua, e quindi a un certo punto mi troverete vestita in un altro modo, quasi sicuramente, perché devo comprare delle cose che acquisterò domani mattina, però intanto volevo sistemare queste. Allora, ho acquistato da Ipersoap della linea Mr. Magic. Io di questa marca sto utilizzando lo spray per pulire il frigo, il forno a microonde, la macchinetta del caffè, insomma ci pulisco queste cose qua e mi piace tantissimo. Questo qua è un lavacristalli e schermi, è un detergente delicato antipolvere e antimpronte con alcol di origine naturale, non lascia alone, ideale per apparecchi elettronici, lenti e vetri delicati, quindi per vetri, per occhiali e per tipo TV e computer. Io l'ho acquistato per pulire lo schermo della TV e del computer. Però, visto che qua c'è scritto per i vetri, lo proverò anche sui vetri e vi farò poi sapere. Non ne ho sentito parlare né bene né male, cercavo uno spray appunto apposta per pulire TV, gli schermi della TV e del PC, e questo era quello che costava meno e niente, l'ho acquistato, vi farò poi sapere. Ho acquistato sempre da Ipersoap queste salviettine igienizzanti della Lysoform, sono multiuso. Tessuto a nido d'ape 60, rimuovono germi e batteri. Queste qua io le ho acquistate per pulire il bagno. Io il bagno lo pulisco abbastanza spesso, però a volte magari capita che si sporchi un pochino da qualche parte con l'acqua, o magari con il dentifricio nel lavandino, non ho voglia di pulire tutto il bagno, cioè pulire di nuovo nel pulito, quindi queste salviettine le ho prese con l'idea appunto di passarle così quando c'è la necessità. Anche queste vi farò poi sapere come mi trovo, e ne ho sentito parlare molto bene e le ho acquistate. Poi sempre da Ipersoap ho preso sempre di Napisan lo spray energizzante. Oh mamma mia, ieri ho lavorato 13 ore, sono arrivata a casa alle 4 di notte perché faccio catering e adesso sono tipo le 2 del pomeriggio, quindi insomma ho dormito veramente pochissimo, mi sono svegliata verso le 10, non ho dormito nulla, mi fanno male i piedi, non riuscivo a dormire, quindi ho detto vabbè, visto che oggi starò a casa e non uscirò mai, tanto vale fare video, però ecco, il mio cervello è questo. Tra l'altro, siccome fa molto caldo, vi volevo informare che io ieri sera quando sono tornata a casa volevo togliere il ferro da stiro di giro e niente, stamattina ho aperto il freezer e ho trovato il ferro da stiro nel freezer, questo per farvi capire quanto ero fusa ieri. Comunque, chiusa parentesi, questo spray igienizzante ve l'avevo già mostrato nei prodotti finiti per la cura della casa, però quello al limone. Questo qua mi piace di più perché è senza profumo, e io questo qua, come vi spiegavo nell'altro video, lo utilizzo solo ed esclusivamente per disinfettare e pulire la lettiera del gatto. Io la lettiera del gatto lo pulisco solamente con questo. È senza risciacquo, però io per rispetto al mio gatto, siccome è una cosa che va a utilizzare lei, è sua, è personale, ci mette le zampe eccetera, questo qua, dopo che l'ho passato bene, l'ho strofinato, l'ho fatta agire eccetera, io lo sciacquo abbondantemente con acqua, e preferisco questo all'altro, un po' perché comunque non è che mi faccia impazzire quella profumazione lì, ma al di là di quello preferisco senza profumazione, perché appunto siccome lo utilizzo in una cosa che è di Olivia, preferisco non mettere profumazioni sulle sue cose, e mi piace tantissimo. Comunque è adatto per qualsiasi cosa, superfici dove ci si mette il cibo, è adatto per disinfettare e igienizzare le superfici dove vanno i bambini a contatto, come seggioloni eccetera, quindi a me piace moltissimo. Poi ho acquistato, perché in offerta ma non ricordo dove, il Napisan, l'additivo igienizzante,
questo qua per la lavatrice. Io ho finito il disinfetto che vi ho fatto vedere sempre nell'altro video che vi ho lasciato tra le schede. È identico al Napisan, però a differenza del Napisan che costa 5 euro, l'altro ne costa 1,40, 1,20. L'altro è un litro, ho qua la boccetta finita perché ho girato il video definito in questo momento. Questo è un litro, mentre il Napisan è 1,2 litri. Mi piace, quando lo trovo in offerta e costo poco, acquisto questo, ma per un fatto solo. L'unica differenza è che questo è attivo dai 30 gradi, c'è scritto, mentre quest'altro dai 40 gradi. Siccome io spesso faccio lavatrice a 30 gradi, quando trovo un'offerta prendo questo, se no metto l'altro sempre. Io l'additivo igienizzante lo metto ogni lavatrice perché voglio sterminare qualsiasi cosa ci possa essere sopra. E niente, a me piace, lo utilizzo per i colorati, per i bianchi, per i delicati, sempre. Poi ho preso, sempre perché in offerta, questi acchiappa colore della Grey, sono 8. L'ho pagati 90 centesimi perché erano in offerta al tipo TA. Io preferisco sempre gli altri che compro io e di cui mi fido, che costano 1 euro e sono 10. Però erano in offerta, l'ho voluti prendere. Ma non capita quasi mai che io acquisti gli acchiappa colori di altre marche. A me piacciono gli altri che sono della Gamex. Vedrete sicuramente un cambio di luce, anche se la maglietta è la stessa, però è in realtà il giorno dopo. Volevo farvi vedere quelle tre cosine che ho acquistato oggi. Allora, intanto ho acquistato il sapone per la lavatrice e ho preso questo qua, lo Chantecler Color Formula Raviva e Protegge i Colori, e va bene per scuri e capi chiari. Non so se c'è scritto, però insomma me l'ha consigliato mia zia e la utilizza per sia i capi scuri che i capi chiari. L'ho preso sempre al mercato dove lavoravo, che è dove lavora mia zia, e l'ho pagato 3,95 mi sembra per 1,403 litri. Poi ho acquistato la candeggina delicata della Blix. Questa, a differenza dell'altra, è freschezza alpina 2 litri e questo qua ve l'avevo mostrato nel video dei prodotti finiti per la cura della casa. Mi piace tantissimo, è lo stesso identico prodotto dell'omino bianco, la candeggina delicata dell'omino bianco, solo che costa tipo 1 euro e insomma meno di 2 euro. La profumazione tra l'altro non è male, anche se preferivo l'altra. Io ho acquistato a 1 euro le bustine queste qua per gli animali, per i cani. In realtà non ho il cane, però per Olivia, quando io ogni giorno pulisco la lettiera e mi torna meglio metterla appunto nei sacchetti, mi può buttarla via. 1 euro l'ho pagato. E infine ho preso questo che non c'entra con la casa, ma ve lo mostro qua, è la crema, questa qua, la Prep, 75 ml, 3,50 euro, nel barattolino di vetro 75 ml, 3,95 euro, quindi ho preso questo anche perché insomma, così non si rompe. L'ho acquistato, vedete il tubettino è questo, qua c'è scritto che è ideale per la rasatura, per le mani scricolate, per le scottature solari, irritazioni cutanee, punture di insetti e male ai piedi. Siccome io lavoro in un catering e mi capita di lavorare anche 15-17 ore di fila sotto il sole e camminare, io quando torno a casa magari sono le 4 di notte, da quanto mi fanno male i piedi non riesco a dormire, quindi ho pensato di mettermi questa che è abbastanza freschina alle gambe e ai piedi, e in più per utilizzarla nell'irritazione che mi viene con lo sfregamento delle mutande, del caldo, il sudore sempre mentre lavoro all'inguine. Quindi ho acquistato questa e poi vi dirò com'è. E questi erano gli acquisti che ho fatto per quanto riguarda la cura della casa. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi o se avete dei consigli da darmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale, in questo modo aiutate il mio canale a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!